Buongiorno ragazzi, allora oggi primo video con il nuovo cellulare. Sono troppo felice perché con quell'Android veramente, cioè il video era pessimo e invece con questo mi sto trovando benissimo, sto facendo delle foto meravigliose e niente, anche di notte che in genere venivano sempre male, tutto quanto con il 14 Pro Max veramente. Sono fantastiche. Allora, mi sono svegliata, è una bellissima giornata. E allora, da quando sono tornata a Milano, cioè lunedì, sì, insomma, sono neanche una settimana che sono tornata, non mi sono fermata un attimo, cioè, per fare poi le cose mie, cioè praticamente trovare lavoro, mettere un po' a posto casa. Non ho avuto un attimo perché ho avuto ospiti a casa e quindi non sono riuscita a fare un cavolo. Adesso che sono finalmente sola, devo mettere a posto un po' casa, più che altro pulire e niente, mettere a posto dei panni perché appena cioè, ho fatto una lavatrice di panni bianchi, adesso ne ho un'altra pronta di panni insomma un po' colorati eccetera, un po' misti e sono ancora le praticamente le valigie, cioè i panni di quest'estate e quindi ho fatto solamente in questi giorni la lavatrice perché vi ripeto, non sono stata comunque un po' invasa questi giorni. E niente, ho stirato i capelli, non li facevo lisci da un mese, credo. E niente, devo dire la verità, stanno bene. In genere dopo l'estate stanno sempre, diciamo, sono sempre rovinati, invece quest'anno, insomma, sono riuscita a conservarli bene. Mi vedete un po' unta perché ho appena messo la crema e sto mettendo la cera di Cupra che è super grassa perché comunque insomma quest'estate ho preso parecchio sole, in genere io metto sempre la protezione 50 però la settimana che sono stata in barca non l'ho mai messa e mi sono distratta insomma presa dall'euforia eccetera, quindi praticamente ho preso una settimana di sole senza protezione, infatti avevo comunque la pelle molto secca eccetera, quindi adesso sto cercando di reidratarla, cercando anche di bere molta acqua perché quest'estate veramente non ho bevuto un cavolo, cioè ho bevuto solo alcol praticamente e quindi insomma devo assolutamente idratarmi. Allora mi è appena arrivato il pacco di Ocean's Apart, è appunto arrivato il corriere e volevo farvi vedere appunto questi nuovi completini che mi sono arrivati. Sapete che io collaboro con Ocean's Apart da tantissimo tempo e cioè ho 1000 completi sportivi loro, secondo me sono tra i migliori, hanno una vestibilità fantastica, la qualità è pazzesca e vestono bene, insomma, sono adatta a tutti i tipi di fisicità e niente, quindi ve li straconsiglio assolutamente. Ho preso due completini corti, appunto un po' più estivi, perché non so da voi, ma qui a Milano a settembre fanno 30 gradi, cioè fa caldissimo. Io non ne posso più, cioè vorrei che questo caldo ci lasciasse in pace. E infatti sto ancora con l'aria condizionata, vi ho detto tutto. E quindi niente, in palestra non si può che andare con pantaloncini corti. Quindi adesso approfitto che devo andare in palestra prima di fare insomma tutte le cose. E sì, l'ultimo giorno perché poi che oggi appunto è venerdì, poi sabato e domenica appunto mi riposo, ho ripreso appunto anche la palestra e ero diciamo stata ferma per un mese, adesso appunto devo assolutamente riprendere. Sono andata martedì in palestra e mercoledì e ora giovedì, scusate venerdì, è oggi che è venerdì. Quindi niente, approfitto che devo andare in palestra e indosserò uno di questi completini e così vi faccio vedere anche come vestono. Allora, questi sono i due completi che ho scelto. Questo è quello che metterò appunto oggi, è questo toppino con le coppe e il pantaloncino, è praticamente in spugna, vedete il tessuto è fatto così. E poi, non lo so, mi è uscito anche dal set anche questo scrunchie. E poi appunto c'è questo qui fatto composto dal ciclista.
e questo toppino con il nodino, molto carino, sembra quasi in costume, diciamo, come modello. E sembra grigio, ma in realtà è un grigio viola. E forse dalla luce non si vede molto bene. E niente, diciamo che di questi periodi, diciamo, sono molto comodi perché fa ancora caldo. E niente, vi lascio comunque in descrizione tutte le info, vi lascio il link al sito se volete dare uno sguardo e anche un codice sconto. Quindi niente, io ve lo consiglio, sapete che collaboro sempre con questa azienda e quindi cosa dirvi? Ormai mi conoscete, insomma, chi mi segue lo sa e per chi invece fosse nuovo, capitato sul mio canale, niente, andate a dare uno sguardo perché sono dei completi comunque di ottima qualità, un ottimo rapporto qualità-prezzo e vestono benissimo, un tessuto super tecnico e nulla, cosa dire di più? Adesso vi mostro indossato appunto come sta. Allora ragazzi, volevo farvi vedere quindi bene nei dettagli il mio outfit di oggi per andare in palestra. Fa ancora caldo ovviamente e quindi niente, top e pantaloncini, cioè leggings comunque lungo, attaccato addosso non lo sopporto e quindi vado di pantaloncini o ciclisti. Allora, questo è uno dei due completi appunto che mi è arrivato da Oceans Apart. Porta questo toppino, il materiale è proprio tipo spugna. E ha questo toppino con le coppe, quindi ha veramente un bel sostegno. E poi il pantaloncino con l'elastico vita alta, così con gli spacchettini in vita. E vabbè, io ai piedi ho messo le mie New Balance e i calzini di Jordan. Niente, sopra metterò una t-shirt e andrò in palestra ovviamente, quindi questo è quanto. Allora, ho preso l'iPhone nuovo finalmente, volevo aspettare il 15 ma alla fine mi hanno detto che non c'è assolutissimamente chissà quanta differenza tra il 14 Pro Max e il 15, cioè tra il Pro e il modello di dopo comunque non c'è mai tanta differenza, ma tra due Pro c'è comunque differenza, quindi niente, insomma non, ho preso questo che costa sicuramente di meno di quello nuovissimo che uscirà e ha comunque tante funzioni a livello di fotocamera e di foto che comunque a me serve anche per girare, sapete che io non ho la macchina fotografica, faccio tutto con l'iPhone per quanto riguarda anche video, editare video per il canale e quindi insomma mi serviva sicuramente uno strumento comunque più di qualità e niente, non era questo il momento di cambiarlo, però l'altro insomma ha ceduto e dopo 5 anni di onorata carriera e quindi niente. Quindi questo è l'outfit di oggi per andare in palestra, sono molto stanca ma niente, bisogna resistere e ci vado, quindi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, allora sono tornata a casa, ho fatto una bella doccia e vabbè, mi sono rimessa il pigiama perché comunque per stare in casa io sempre la prima cosa che faccio appena entro in casa è spogliarmi. Allora, devo fare un po' di cosine, le cose che vi ho detto prima, quindi tirare dentro i panni asciutti. Sto facendo, sentite dal rumore, un'altra lavatrice, una nuova lavatrice. Devo cambiare le coperte, le lenzuola a letto. E lì sulla sellette vedete altre due lavatrici da fare, una chiara e un'altra, diciamo, di colorati. Bene, direi che si può cominciare. Thank you.
Buongiorno ragazzi, allora oggi è sabato e niente, devo fare alcune... Volevo andare all'IKEA e perché praticamente sono tornata e un paio di piante mi stanno un po' cedendo praticamente, quindi volevo andare all'IKEA per prenderne altre due per sostituire appunto queste qui. E poi devo andare da Zara a ritirare un pacco che avevo ordinato perché sabato prossimo ho un matrimonio a Napoli e io non lo so, ultimamente mi sto trovando benissimo ad acquistare comunque i vestiti per i matrimoni da Zara. Cioè comunque faccio una bella figura, spendo poco e niente, e insomma non, secondo me puoi spendere tanti soldi per un vestito che poi non metterete tanto. Perché comunque magari elegante eccetera, non ha senso. E invece ne ho selezionato uno molto carino che però purtroppo nei negozi non c'era e quindi insomma l'ho preso online e voglio andare a vedere se mi piace, insomma se va bene, quindi lo insomma lo ritiro in negozio, lo misuro stesso appunto in negozio per vedere se mi piace, insomma se mi sta bene eccetera. E niente, quindi se mi piace penso che quello sarà il vestito del matrimonio. E quindi niente, volevo portarvi con me sia da Zara sia dall'IKEA. E poi vabbè, stasera esco e niente, vi farò vedere quindi anche l'outfit per stasera. E niente, ora sono vestita molto sportiva. Ho questo pantalone di Nike in questo tessuto molto fresco, diciamo. E un toppino bianco di Zara. Molto semplice, quindi adesso metto le scarpe e scendo. Quindi ci vediamo tra poco. Allora, sono un po' indecisa. Colore e il modello mi sarebbero anche piaciuti, ma fa parecchi difetti. Qua la cucitura fa tutto questo difetto. Non so se è questo in particolare o che è difettato o è proprio il modello. E non so, però l'idea era molto bella, cioè era molto chic come vestito. Mi dispiace veramente tanto che faccia questo difetto, però vedete fa proprio un buco qua, tira tutto. Bisogna capire se questo vestito in particolare o lo fa proprio questo modello qui. Allora ragazzi, sono arrivata da IKEA e niente, volevo prendere appunto queste due piante, volevo prendere la sansevieria che mi è quasi morta e poi una calatea da mettere nell'angolino buio, che è una pianta appunto che non vuole luce, quindi sta bene all'ombra, perché anche quella mi sta mezza morendo. Che caldo ragazzi, cioè sta sudando. E niente, quindi vado a vedere queste due piante e torno, ci vediamo tra poco. Ciao. Allora ragazze, sono andata, ho preso solamente la calatea perché la sansevieria che avevano era un po' bassa e aveva il vaso troppo grosso secondo me per la fioriera che ho io. E quindi adesso sto andando in un altro vivaio in Ripamonti che è aperto e vado a prendere la sansevieria lì. Quindi niente, tornando a casa prendo anche l'altra e niente, non vedo l'ora di metterle a casa. Io adoro le piante perché danno un senso di, non lo so, a parte che sono belle, ma danno proprio un senso di casa, di accoglienza. E niente, la sansevieria tra l'altro ho letto che purifica anche l'aria, così c'è scritto. E niente, poi è una pianta comunque diciamo pseudo grassa, quindi anche molto facile da mantenere. Sinceramente non so come mai mi stia morendo, forse perché le ho fatto fare anche due viaggi, perché l'anno scorso me la sono portata a Napoli e poi a gennaio l'ho riportata da Napoli a Milano, quindi non lo so, magari questi cambi, questi sbalzi non li ha sopportati e quindi non lo so, durante l'estate insomma mi sta morendo. E niente, quindi la ne vado a prendere un'altra. E niente, quindi ci vediamo dopo.
Allora, ragazzi, alla fine la stanza di che volevo io non c'era nemmeno nel vivaio perché erano tutte molto basse, io la voglio più alta, quindi andrò a vedere domani al vivaio quello vicino a casa mia perché dovrebbe averla. All'IKEA invece ho preso questa qui, che è una calatea, è molto molto bella, sembra quasi finta, guardate le foglie come sono bellissime. E niente, anche questa insomma non ha bisogno di luce e appunto mi serviva proprio una pianta del genere perché in quest'angolino comunque non c'è luce ovviamente perché la luce è lì. E quindi diciamo nell'angolino non prende luce, però questa va bene così. Allora ragazzi, io come vi avevo detto devo scendere, quindi mi vado a preparare e vi faccio vedere l'outfit per la serata. Ok ragazzi, allora mi sono vestita per uscire e niente, andrò in questo locale che vabbè, insomma, c'è cena. E poi insomma mettono musica, quindi diciamo è comodo per questo perché si passa tutta la serata lì. Io preferisco diciamo questo genere di locali appunto perché non insomma non dovete scendere tardissimo di casa per andare a ballare, che io non ce la faccio perché mi addormento. Quindi invece si scende presto, insomma si va a cena e poi dopo c'è la musica, quindi niente. Allora, ho messo questo jeans di Zara, tutto l'outfit di Zara in realtà. Vabbè, sapete che io sono proprio una Zara addicted. Allora, è questo toppino in maglia a coste, argentato. E poi il jeans è, diciamo, un regular, sì, vita alta. Sempre un po' spalmato, sempre un po' metallizzato, metallico, sempre con l'argento. E poi ai piedi ho questi sandali meravigliosi, sempre di Zara, che presi. Adesso cadevo. Mi sembra un paio di anni fa. Comunque sono viola, verdi, oro, tutto metallizzato con questi tacchi. Così, forse così si vede meglio. Sono molto molto belli, mi dispiace un po' coprirli, però comunque secondo me ci stanno molto molto bene. E niente, quindi questo è il mio outfit di stasera e sapete che mi piace sempre insomma darvi idee di outfit anche nei vlog, perché comunque non posso fare sempre video outfit, quindi diciamo che così riesco a darvi più idee. E niente. Quindi questo è l'outfit. Allora, come make-up, niente di che. Io non mi trucco tantissimo. E quindi ho fatto il mio solito make-up con un rossetto nude e solo un po' di mascara e un po' di contouring con illuminante. Quindi è molto molto semplice. E capelli lisci, orecchini, i miei soliti fissi che ho messo tutta l'estate di Anna Luisa. Solite catenine di Anna Luisa, solite anelli di Anna Luisa e come orologio ho questa New Entry che è lo swatch in collaborazione con Omega, quindi diciamo lo swatch che ha fatto diciamo, lo Speedmaster di Omega, questo è Mission to Venus e vabbè ci sono tutti i vari pianeti e nulla, quindi questo è tutto e io scendo. Ciao!